Iniziamo con questo make-up tutorial. Inizio ad applicare il primer Weeb, che è un profumo zuccherato, tipo zucchero filato. Poi applico il correttore di Essence. Lo vado a tamponare bene con la spugnetta e poi aggiungo il fondotinta Sheila. E lo vado a stendere bene. Dopo aver steso bene il fondotinta, applico la cipria Sheglam, io uso la Translucent, poi applico la matita di Essence all'interno dell'occhio sopra e sotto e poi andrò a definire le sopracciglia. Userò un prodotto di Astra. La massima concentrazione è importante. Dopo averle riempite con il prodotto di Astra, cerco in questo momento la matita di Make Up Revolution, eccola qui, per le sopracciglia. Ecco, la parte, diciamo, della spazzola vado a sfumare. Vabbè, spazzola, quello che è, come lo volete chiamare, poi vado con la punta della matita vado a definire meglio le sopracciglia. Ha una punta molto fine ed è molto comoda perché è precisa. Poi vado ad applicare lo scotch per creare una sfumatura precisa. Poi vado ad utilizzare la palette della Make Up Revolution, la Pretty Strong, e vado a prendere il marroncino più chiaro. Dopo vado a mettere il marroncino più scuro. Mi raccomando, sfumate bene senza andare a prelevare altro prodotto. Vado a togliere lo scotch ed ecco qua il risultato. Poi dopo vado a mettere uno shimmer sempre marrone, lo applico con le dita per avere un effetto più intenso. Ad utilizzare l'ombretto liquido Sheglam verso l'interno, l'angolo interno dell'occhio e poi con le dita vado a sfumarlo. Poi vado ad utilizzare l'eyeliner di Astra, il Black Vinyl, che ha un pennellino molto fine. Poi vado a mettere il Big Lash di Make Up Revolution, il mascara. Poi mi sono ciecata un occhio. Di facce strane ne abbiamo quando ci trucchiamo, soprattutto quando mettiamo il mascara, la massima concentrazione. Poi andiamo a mettere l'illuminante di Astra. Con il pennello da sfumatura per l'illuminante vado a sfumare l'illuminante. Lo applico pure sopra l'arcata sopraccigliare e poi vado a mettere il rossetto liquido Sheglam, la tinta labbra Cosmopolitan.
Poi vado ad applicare il brush di Astra. Poi spruzzo il fissante make-up di Make-up Revolution. Spruzzatelo da lontano perché sennò poi vi fanno tutte le goccioline sul viso. Come è successo a me, si è sbavato un po' il mascara e vado con il cotton fioc a rimuovere. Ed ecco qui il trucco finito. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao a tutti.